Buongiorno a tutti. Oggi vediamo alcune tecniche di dissaldatura, saldatura di componenti SMD con l'utilizzo di questo saldatore a pinzette da 60 watt di potenza. Uno strumento indispensabile nel laboratorio di qualsiasi riparatore moderno. Con l'occasione vedremo alcuni trucchi e consigli per effettuare al meglio le dissaldature dei componenti elettronici SMD. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Marca Secure, modello HT140. Nella confezione troviamo le pinzette vere e proprie con due punte sottili, l'alimentatore USB da 65 W 20 V, alcuni accessori per il fissaggio ed il portasaldatore. L'alimentatore prevede una presa USB supplementare e l'adattatore per la presa italiana. L'alimentatore dispone di diverse uscite, ma alimenta il saldatore a 20 V 3 A. Abbiamo un piccolo portasaldatore abbastanza pesante da assemblare con portaspugnette incorporato. Il cavo USB di alimentazione abbastanza robusto, lungo circa 1,20 m con relativa circuiteria in bella mostra. Le pinzette vere e proprie, dotate di una comoda impugnatura molto ergonomica, apparentemente di qualità. Le punte naturalmente sono intercambiabili, molto sottili. Sul sito securemall.com troverete una vasta gamma di accessori, codice sconto e link in descrizione. Dotate di punte regolabili, estremamente leggere con un peso di circa 50 grammi, queste pinzette risultano molto comode da maneggiare e possono essere alimentate anche con un connettore tondo coassiale. Nella confezione troviamo, oltre al codice da scansionare per accedere al manuale online, anche alcuni accessori per il fissaggio. Il portasaldatore va assemblato sulla sua base con l'utilizzo di queste viti nere in dotazione. Abbiamo delle microchiavi esagonali per il serraggio delle punte e due grani di riserva. Una volta fissato il nostro portasaldatore, la basetta è pronta per l'utilizzo. L'inserimento delle pinzette e il prelievo sul portasaldatore non pone particolari problemi. L'alimentazione va da 5 a 28 volt per una potenza massima di 140 watt e fino a 500 gradi centigradi. Tempi minimi di raggiungimento della temperatura impostata di 2 secondi, display a LED da 128x32. Per orientare correttamente le due punte per la saldatura, andiamo a sbloccare i serraggi dei grani esagonali con l'apposita microchiave. Queste punte sono naturalmente intercambiabili, hanno questa forma molto sottile con i tre terminali di collegamento, i primi due collegati alla resistenza interna riscaldante e la massa collegata al sensore di temperatura. Queste punte appaiono del tutto compatibili con quelle della stazione saldante GBC C245, pertanto non dovreste avere problemi a cercarne e a trovarne altre di diverse forme. Link in descrizione. Per orientare correttamente le punte di queste pinzette dissaldanti, dobbiamo far sì che le due punte siano quasi parallele tra loro. Solo in questo modo avremo il massimo scambio termico con il componente da dissaldare. È noto infatti che queste pinzette hanno sempre un po' di gioco sulla punta, pertanto se non si realizza questo tipo di orientamento non sarà possibile effettuare una dissaldatura in maniera efficace. Andiamo a stringere tutti e quattro i grani su ciascuna delle punte, senza esagerare, e il nostro saldatore sarà pronto per l'utilizzo. Andiamo ad alimentare queste pinzette dissaldanti con il proprio alimentatore da 65 watt a 20 volt USB. Al suo posto, naturalmente, potremo utilizzare un qualunque power bank. I tempi di riscaldamento da 30 a 300 gradi di questo saldatore sono veramente ragguardevoli. Con un semplice alimentatore, per esempio da 15 watt 5 volt, siamo già a 12 secondi. Mentre con l'alimentatore in dotazione occorrono soltanto 3 secondi.
Appena acceso, il display OLED mostra tutti i dati salienti di questo saldatore. In particolare abbiamo la temperatura rilevata in grande, la temperatura impostata in piccolo, l'assorbimento di corrente, lo stato del saldatore se in stop, sleep mode o working mode e la tensione di 20 V dell'alimentatore in dotazione. Con i due pulsanti laterali possiamo andare ad alzare o abbassare la temperatura impostata di tot gradi incrementali settati nel menu delle impostazioni, attualmente 50 gradi. Per attivare il saldatore basterà uscire dalla modalità stop tenendo premuto il pulsante inferiore. Iniziato il riscaldamento andiamo a stagnare queste due punte vergini di questo saldatore, fondamentale per tutti i nuovi saldatori alla prima accensione per preservarne le punte. Non solo il riscaldamento ma anche il raffreddamento di questo saldatore è molto veloce una volta impostata la temperatura minima. È possibile spegnere il saldatore in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante sinistro. E una volta riacceso il nostro saldatore impiegherà pochissimi secondi per passare da 0 ai 300 gradi impostati. Per l'impostazione degli altri parametri abbiamo 6 menu principali strutturati in sottomenu. Possiamo navigare con il tasto destro e sinistro tra i vari menu e tenendo premuto accedere allo stesso. Il menu HT per esempio permette di impostare la temperatura di lavoro, nonché gli incrementi di temperatura desiderati e anche di impostare lievi differenze di temperatura tra la pinza destra e la pinza sinistra. Sempre nello stesso menu troviamo altri parametri come per esempio la disattivazione del buzzer oppure il riscaldamento all'avvio. Ad esempio, volendo impostare questa opzione, terremo premuto uno dei due pulsanti per accedere al sottomenu e andremo ad impostare ON per questa funzione. Trascorso qualche secondo, il saldatore tornerà al menu sovrastante e potremo continuare con le altre opzioni. In questo caso il settaggio di 4 opzioni di temperatura predefinite. Con il menu IDLE possiamo impostare il sleep time e la temperatura di riposo del saldatore. Queste impostazioni consentono di risparmiare energia abbassando la temperatura dello sleep time e anche andare a risparmiare la punta nel tempo. Un settaggio fondamentale quando si alimenta il saldatore con un power bank è anche il settaggio della massima corrente e dei minimi volt necessari. Trascendo sugli altri settaggi di questo saldatore che potrete trovare nel manuale e andiamo al lato pratico a testare questo saldatore a pinzette. Proviamo a disaldare qualche componente SMD. Anzitutto regolo la temperatura sui 300 gradi. Cominciamo con qualcosa di semplice, ossia la dissaldatura di microscopici componenti SMD su questo circuito stampato. Piccolo trucco, per favorire la dissaldatura basta aggiungere alla pinzetta una goccia di stagno in modo da abbassare la temperatura di fusione di questo stagno ad alta temperatura sempre presente su queste schede. Verificata la bontà del componente potremo facilmente andarlo a risaldare senza problemi. Stessa tecnica e stesso trucco per dissaldare questo condensatore ceramico presente presumibilmente su una linea di alimentazione di questo chip. Stavolta facciamo anche il test del componente con l'utilizzo di questa pinzetta tester di componenti SMD. Link in descrizione. Abbiamo all'incirca 160 nanofarad. Verificato il componente andiamo a risaldarlo sulla sua sede con l'aiuto delle pinzette esterne. Bene, a questo punto alziamo un po' la temperatura arrivando a 350 gradi e andiamo a dissaldare dei componenti un po' più ingombranti come queste induttanze. Solita tecnica, aggiunta di stagno a entrambi i lati del componente per facilitarne l'asportazione. Il flussante necessario è già contenuto all'interno del filo di stagno, pertanto non è necessario aggiungerne altro. Una volta rimosso il componente, per risaldarlo facciamo un po' di pulizia con un pezzettino di trecciola dissaldante che assorbirà lo stagno in eccesso. Link in descrizione. Aggiungiamo adesso dello stagno fresco a bassa temperatura per favorirne la successiva saldatura del nuovo componente.
Con l'aiuto di queste ottime pinzette andiamo a riposizionare il componente nella posizione corretta. Bene, a questo punto andiamo a dissaldare per esempio questo piccolo diodo per testarlo fuori dal circuito. Sì, è vero, il test giunzioni può essere effettuato direttamente sul circuito, ma voglio essere certo, abbiamo 0,7 volt. Il test sul circuito infatti a volte può non essere corretto per la presenza di componenti in parallelo. Fatta un po' di pratica con questi primi componenti, andiamo a salire un po' in temperatura a 400 gradi per dissaldare questo piccolo condensatore elettrolitico. Per testare la capacità e anche l'ESR di un condensatore è sempre necessario staccarlo dal circuito stampato. Si tratta di un condensatore da 10 microfarad, così come riportato correttamente dal nostro tester SMD. Prima di andarlo a risaldare, facciamo un po' di pulizia con la solita trecciola dissaldante. Posizioniamo il componente con la striscia nera rivolta verso il negativo di massa e andiamo ad aggiungere dello stagno per risaldare questo piccolo condensatore. Se vi sta piacendo questo video, che ne direste di mettere adesso un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale? Grazie per il vostro contributo. In conclusione, facciamo qualcosa di più impegnativo, andiamo a dissaldare questo regolatore di tensione a 4 pin, sempre aggiungendo dello stagno 60-40 per abbassare i tempi di fusione dello stagno ad alta temperatura. Aggiungiamone, magari aiutandoci con entrambe le pinzette, su tutti e quattro i pin per creare una unica massa termica. Eventualmente in questa fase andiamo anche ad aumentare la temperatura portandoci a 400 gradi in modo da favorire la dissaldatura. Rimozione dello stagno in eccesso con la solita trecciola dissaldante Chemwick, solvente nitro per la pulizia con cotton fioc in spugna e sono pronto per risaldare il nuovo componente non prima però di aver stagnato queste piazzole. Vi ricordo che non tutti i regolatori di tensione hanno la stessa piedinatura, pertanto se sostituite un integrato con un altro fate sempre riferimento al suo nuovo datasheet. Beh, cosa posso aggiungere? Si tratta sicuramente di un ottimo acquisto per il laboratorio di riparazioni, soprattutto per chi gestisce molti componenti SMD sempre presenti sulle moderne schede elettroniche. Grazie a questa pinzetta potrete sicuramente velocizzare le operazioni di dissaldatura, testing e risaldatura di questi microcomponenti SMD. Vi ricordo che se avete delle domande specifiche su questo attrezzo o su altri argomenti potete inserirle sempre nei commenti in basso oppure inviarmi una mail all'indirizzo riportato in descrizione, nella quale troverete il link per l'acquisto di questo saldatore a pinzette e anche dei relativi accessori, nonché anche i link per l'acquisto di tutti gli altri attrezzi e materiali che vedete come sempre in tutti i miei video. Bene amici, anche per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale, io vi ringrazio della visione e vi do appuntamento alla prossima volta.